ovviamente dipende. In rinoplastica chiusa, che quindi si limita a pure incisioni interne, la cicatrice non si vede in quanto è interna. Io pratico da molti anni esclusivamente rinoplastica aperta per una serie di ragioni che sono prevalentemente vedere le strutture esposte a cielo aperto, quindi scoperchiando i tessuti del naso integralmente. Faccio un po' in questo sempre il paragone di un meccanico che debba riparare un'auto di importanza o anche qualsiasi altra auto. Forse è una buona idea aprire il cofano rispetto a mantenerlo semichiuso. E per quanto sia possibile ottenere risultati eccellenti in diversi casi in rinoplastica chiusa, io sono fermamente convinto, ma questo è un argomento che potrà essere ripreso in corso di visita, che la rinoplastica aperta dia un margine, un asset ampiamente superiore di precisione e di garanzia, tra virgolette il termine, di risultati concreti. Proprio perché si vede realmente ciò che si fa in ogni suo step, si usa luce appropriata, ingrandimento appropriato ed esposizione piena. Quindi questi sono gli ingredienti ovviamente di un successo, con la limitazione delle variabili che possono pregiudicarlo. È logico che aprire il naso significa interporre una piccola cicatrice alla base della columella, che è questa colonna di tessuto che separa le due narici, e una incisione per definizione non può essere cancellata magicamente. Lascia una piccola cicatrice. Questa cicatrice, se suturata in ingrandimento con suture finissime, sarà conversazionalmente invisibile, cioè a distanza di conversazione non la vedrete, il che la rende prevalentemente trascurabile. Riguardo alla domanda che mi sento sempre anche dire, si useranno i tamponi? La mia personale risposta è no, i tamponi non si usano da moltissimi anni. Si usano al posto dei tamponi delle lamine in silicone che si chiamano Doyle e che sono fondamentalmente delle lamine di stabilizzazione del setto con un foro sia a destra che a sinistra del setto stesso. Questo dà due vantaggi. Uno, non si ha quel dolore che i pazienti giustamente spesso temono della rimozione dei tamponi, ma oltre a non dare dolore la rimozione degli splint, perché sono fatti di silicone e quindi la rimozione è del tutto indolore, non dimentichiamo che gli splint di silicone, queste lamine Doyle, vengono mantenute per una settimana sui lati del setto, quindi fanno a tempo a stabilizzarlo bene, correttamente, senza limitare la loro presenza al giorno e mezzo, due giorni del tampone, che poi deve essere tolto perché diventa impossibile.